Il progetto di ricerca sul territorio del mandamento di Sondrio, che intende riportare alla luce le radici storiche e culturali delle proprie comunità, ha trovato una sua vetrina al Sondrio Festival. Nel contesto della rassegna sondriese, le radici di un'identità, iniziativa finanziata da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, sotto la guida della comunità montana di Sondrio, con uno stand dedicato alla scuola di paesaggio è presente in questi giorni in Piazza Garibaldi. Un progetto che ha ottenuto il supporto di 19 comuni, 4 università, associazioni culturali e universo scolastico provinciale. Tutela, ricerca, formazione, conoscenza, valorizzazione del territorio. Il progetto Le radici di un'identità non conosce orizzonti e in 3 anni ha saputo costruirsi un numero sempre maggiore di seguaci e alleati. Proprio le scuole della nostra provincia sono protagoniste dei lavori e dei disegni esposti al Sondrio Festival. Coinvolgere le nuove generazioni significa far comprendere loro il significato del paesaggio, il significato dell'abitare, che cosa li circonda. Loro sono abituati a leggere sui libri di storia ciò che è accaduto nei secoli e hanno potuto invece, confrontandosi col territorio che abitano, vedere cosa la storia ha lasciato nelle loro comunità. Un progetto che ha visto coinvolte tante scuole e come Sondrio Festival noi siamo sempre, da sempre, molto vicini alle scuole e quindi ci è sembrato molto bello poter, in questa cornice della nostra bella Piazza Garibaldi, ospitare il lavoro che è stato comunque fatto nelle scuole nonostante tutte le difficoltà della situazione pandemica. E come si può vedere, le scuole hanno lavorato molto e i bambini hanno espresso tutto quello che è il loro interesse, anche la loro meraviglia, il loro stupore verso le bellezze del nostro territorio. La storia non è solo quella scritta sui libri, ma anche ciò che ci circonda. I lavori esposti manifestano quello che gli studenti hanno appreso. Storia, tradizione, educazione civica e cultura. I ragazzi hanno cercato di riprodurre alcune realtà del territorio. Per esempio la chiesa di San Colombano a Postalesio e i bassorilievi ne hanno ritratto soprattutto le immagini fondamentali e poi anche il ciclo delle stagioni, concentrandosi soprattutto sul mese di giugno perché è quello che è meglio rappresentato. A Fusina invece hanno fatto un lavoro proprio sulle antiche fucine e i bambini di Colorina della scuola dell'infanzia si sono invece cimentati sullo studio delle stagioni e anche i piccoli, piccolissimi, hanno dato il loro contributo con la costruzione degli alberi a seconda delle stagioni e delle loro caratteristiche. I bambini sono stati protagonisti di percorsi di approccio critico alle fonti storiche che parlano insomma della storia del loro territorio e quindi hanno toccato con mano queste fonti, dagli affreschi, quindi le fonti iconografiche, alle fonti scritte, le antiche pergamene, e sono mancate alcune uscite sul territorio purtroppo vista la situazione sanitaria, però comunque sono state delle esperienze direi davvero significative che hanno lasciato il segno.